Fratelli e sorelle, abbiamo incominciato un nuovo seminario sabato scorso. Questo è il secondo argomento che tratteremo. Il seminario è intitolato I sentimenti umani in alcuni personaggi del Nuovo Testamento. Abbiamo studiato la vita di Erode il Grande e questa mattina il tema in esame è questo: Nicodemo, la curiosità intellettuale. Leggiamo il testo, Giovanni capitolo 3, versetto 1 e 2. C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Egli venne di notte da Gesù e gli disse: Rabbi, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui. Qual è il riassunto breve del tema di questa mattina? Lo dico subito. È il seguente: nel colloquio con Nicodemo, Gesù rivela la necessità della nuova nascita attraverso l'azione misteriosa dello Spirito Santo e l'accettazione del suo sacrificio sulla croce. Questo concetto basilare del cristianesimo meraviglia ancora oggi e confonde molta gente e scandalizza anche molta gente. Oggi che la Chiesa cristiana è sempre più travagliata dall'apostasia, divisa tra miracolismo da una parte, superstizione e razionalismo dall'altra, è indispensabile un ritorno netto e deciso, serio, alla teologia della croce, se vogliamo che il messaggio di Cristo giunga alla nostra generazione. Ma dobbiamo farlo nella semplicità e nella forza di Gesù, limitarci a presentare la croce e lasciare che essa penetri nei cuori e li converta, come penetrò nel cuore di Nicodemo e lo convertì. La sorella White fa partire l'inizio della conversione proprio da questo, la contemplazione di Cristo sulla croce. Vedendo Cristo sulla croce soffrire atrocemente, sale nel cuore del peccatore un sentimento di riconoscenza, di amore, di misericordia, come Gesù che non ha peccato è stato messo in croce in mezzo a due ladri. Ecco, il primo passo della conversione parte da lì, la contemplazione della croce. Nicodemo, vediamo una piccola scheda biografica. Cosa vuol dire soprattutto il nome Nicodemo, che è un nome greco? Significa vincitore del popolo. Ai tempi del Nuovo Testamento, molti giudei avevano adottato nomi greci. Era l'usanza del tempo, tanto fu grande l'influsso della cultura ellenica nel bacino del Mediterraneo. Tra i discepoli c'è Andrea, nome greco, Filippo, altro nome greco, Didimo, Tommaso, e Alfeo. Nicodemo chi era? Era un uomo di spicco della comunità ebraica di Gerusalemme, un notabile ebreo, uno dei capi, membro stimato del Sinedrio, ricco, colto, uno scriba, appartenente alla setta dei farisei, setta famosa, religiosa, politico-religiosa, molto popolare in Israele.
e nota per la sua rigida osservanza della legge. Quindi era un intellettuale, però un intellettuale religioso, credente. Invece molti intellettuali non credono a niente. Lui credeva. Questo ricco intellettuale fu colpito dal messaggio di Cristo. Vedendo i suoi miracoli, ascoltando le sue predicazioni, vedendo la vita che il Maestro conduceva, coerente con il suo insegnamento, Nicodemo è colpito dal fatto Cristo Gesù, e lo colpisce soprattutto la profonda conoscenza dimostrata dal Rabbi di Galilea, dalla sua conoscenza delle scritture, e probabilmente rimase colpito da quello che disse e che fece nella purificazione del Tempio di Gerusalemme, Giovanni capitolo 2, dal versetto 13 al versetto 17, sta scritto: la Pasqua dei Giudei era vicina e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio quelli che vendevano buoi, pecore, colombi e i cambiavalute seduti. Fatta una sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori dal Tempio, pecore e buoi, sparpagliò il denaro dei cambiavalute, rovesciò le tavole e a quelli che vendevano i colombi disse: portate via di qui queste cose, smettete di fare della casa del Padre mio una casa di mercato. E i suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi consuma. Questo fatto avrà certamente impressionato, con tanti altri ebrei, il nostro personaggio Nicodemo. Certo, ci vuole un coraggio, ci vuole un coraggio straordinario nel cacciare fuori dal Tempio centinaia di persone e centinaia di bestie anche. Se ve l'immaginate, Cristo che rovescia le tavole, in quel momento è sì l'agnello, ma è anche il leone della tribù di Giuda, cioè nella forza della sua autorità, della sua potenza, rivendica il diritto che ha di scacciare questi mercanti dalla casa del padre suo. Era diventato un mercato. Oggi, se venisse ancora di persona Gesù Cristo, come ripeterebbe queste cose in tanti templi, in tante cattedrali? La mia casa è una casa di preghiera. Voi l'avete trasformata in una casa di mercato, in una spelonca di ladri. Quindi era stato colpito Nicodemo da questo rabbi che aveva un coraggio così straordinario. E siccome egli era membro del Sinedrio, il grande senato, diciamo, il grande parlamento di Israele, prese coraggiosamente la parola per difendere Gesù. A un certo momento, come sta scritto in Giovanni capitolo 7, versetto 50 e 51, è scritto: Nicodemo, uno di loro, quello che prima era andato da lui, disse: la nostra legge giudica forse un uomo prima che sia stato udito e che si sappia quello che ha fatto? Perché avevano mandato le guardie per legarlo e per portarlo lì. Ma prima di fare prigioniero un uomo, un cittadino, bisogna provare la sua colpevolezza. Quindi era un uomo che aveva coraggio, perché
faceva vedere l'errore giudiziario che si stava commettendo. Naturalmente gli altri gli rispondono male e gli dicono, essi gli risposero, sei anche tu di Galilea? Esamina e vedrai che della Galilea non sorge profeta. Invece non era vero, perché c'era stato qualcuno tra i profeti che veniva dalla Galilea. Allora quest'uomo sente il desiderio di parlare personalmente con Gesù. Certo non lo poteva fare davanti a tutti. Perché? Ebbene, perché voleva avere tempo a sua disposizione. Gesù era occupato di giorno. Perché va a trovarlo di notte? La sorella White dice che andò di notte perché voleva appunto trovare un po' di tempo tranquillo, e il colloquio avvenne lì in un giardino, fuori la città, davanti a un paesaggio stupendo, forse al chiaro della luna. Ma non credo che andasse soltanto da Gesù di notte perché voleva essere tranquillo. Forse non voleva farsi vedere dagli altri. Non voleva soprattutto sfidare il giudizio negativo dei colleghi. In fondo lui era un vecchio maestro ebreo. E Gesù era un giovane rabbi, aveva 30 anni. Comunque va. Ci sono degli intellettuali che sono colpiti dal messaggio di Cristo per la profondità del messaggio di Cristo, per la profondità dei concetti, per la semplicità, per la potenza trasformatrice dell'Evangelo. Ma non ci vanno, non vanno, non approfondiscono, si limitano ad ammirare. No, questo uomo va a trovarlo, seppure di notte, di nascosto, ma ci va. E che cosa dice? Incomincia a fare un complimento a Gesù. Complimento. E pensava forse di intavolare una discussione. Pensava di intavolare una conversazione animata. D'altronde lui era un rabbi anche lui, era un dottore della legge, era uno scriba, ma che scherziamo? Era un copista, era un fariseo, era un uomo legato alle tradizioni ebraiche dal profondo del suo cuore, osservava la legge, era un legalista come ce ne sono tanti, intellettuali o non intellettuali. E dice Rabbi, dice a Gesù, cioè maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio. Perché usa il plurale maiestatico? Perché dice noi e non io so? Noi sappiamo, probabilmente si faceva portavoce di altri colleghi, chissà, o comunque di altri ebrei che stimavano Gesù e lo ritenevano che cosa? Un dottore venuto da Dio. Perché un dottore venuto da Dio? Cioè, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui. Ecco, i miracoli, oltre che l'insegnamento, erano stati miracoli a colpire quest'uomo. Quindi sei un maestro che viene da Dio. La risposta di Gesù, fratelli e sorelle, fece un po' raggelare questo fariseo. La sorella White dice che Gesù si rendeva conto dell'onestà di quest'uomo. Si rendeva conto di trovarsi di fronte a una persona credente e onesta, anche se la sua comprensione delle cose teologiche era lungi dall'essere soddisfacente,
E allora cosa fa? Cerca di aiutarlo, ma taglia corto. Taglia corto. Vogliamo leggere versetto da 3 a 8 e poi il versetto 9 e 10 di Giovanni 3. Gesù gli rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù rispose: in verità, ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo spirito. Non ha risposto Gesù: beh sì, ti ringrazio veramente, sì, sono il maestro. No, no, devi nascere di nuovo. Come mai Gesù è così, così come? Qualcuno dice: ma forse era brutale Gesù. No, il maestro non era brutale, era realistico, tagliava corto e faceva capire l'essenziale. Che cos'è l'essenziale? È la nuova nascita, altrimenti uno non può vedere il regno di Dio. Voi sapete che gli ebrei erano arrivati a questa conclusione: essendo figli di Abramo, la salvezza era per loro un diritto, perché erano figli di Abramo. Gesù dice: no, bisogna nascere d'acqua e di spirito. Quindi cosa occorre? Nascere di nuovo, bisogna convertirsi. Bisogna operare una trasformazione, bisogna battezzarsi, occorre la vita nuova, questa è la salvezza. Questo vecchio teologo, viene voglia di dire, è allibito, è inorridito. Come? Sì, è così che bisogna fare, è così che avviene il miracolo del regno di Dio. E non lo si può spiegare a parole, c'è l'azione misteriosa dello spirito, che è come il vento soffia dove vuole, tu non sai da dove viene e dove va, però ne senti l'azione. Gesù prosegue, versetto 9, versetto 10. Nicodemo replicò e gli disse: come possono avvenire queste cose? E Gesù gli rispose: tu sei il maestro di Israele e non sai queste cose? Sì, era il maestro di Israele, ma non sapeva queste cose. Adesso veniamo a noi. Cosa facciamo noi di fronte a qualcuno intellettuale o meno che ha il desiderio, la curiosità di sapere di più? E questo era veramente un intellettuale positivo, perché ci sono molti intellettuali paghi, sazi di quello che sanno, di quello che sono, e un sazio non è un affamato e assetato di giustizia, scusate la ripetizione e il bisticcio di parole. Questo era curioso. Il vero intellettuale è un uomo curioso, vuole sempre sapere, indagare. Gesù Cristo non ha incominciato una conversazione con lui. Non ha incominciato una discussione, gli ha detto: guarda, bisogna fare così, questa è la volontà di Dio. Noi invece a volte, quando parliamo con degli intellettuali, cosa facciamo?
Facciamo come gli intellettuali, cioè rispondiamo all'intellettuale. Magari per fare sfoggio di cultura, opponendo cultura a cultura. Ma no, non bisogna fare così. Seppure con carità cristiana, che dobbiamo avere sempre, con cautela, con unzione, come diciamo noi, dobbiamo usare il sistema di Gesù, mettere davanti le persone alla realtà, perché quella persona può morire fra quanto tempo? Un minuto, due, un'ora, un giorno? Quella persona deve essere messa di fronte alla realtà. Noi non dobbiamo gingillarci nella testimonianza cristiana con la nostra abilità dialettica, con la nostra cultura, se ne abbiamo una. Molte volte siamo solo dei grossi presuntuosi, ma dobbiamo fare come Gesù ha fatto, mettendo davanti la realtà. Se tu non nasci di nuovo, tu non puoi entrare nel regno di Dio. Sì, sei figlio di Abramo, sei colto, sei ricco, sei stimato, sei membro del Sinedrio, appartieni alla setta dei farisei. Ma se tu non nasci di nuovo, se tu non ti converti, non puoi vedere il regno di Dio. Oh, quanti Nicodemi ci sono oggi, che pensano di avere la salvezza come un diritto. No, la salvezza non è un diritto, è una grazia del Signore, che il Signore concede a chi la desidera. Nessuno nasce destinato alla vita eterna se non desidera la vita eterna. Questo è il principio base dell'Evangelo. Noi purtroppo, come tanti altri, abbiamo trasformato il messaggio di Cristo in un problema di cultura, cioè nozionistico. No! Anche se la più bella nozione che esista, anche se la più bella filosofia dell'universo, quella della salvezza, no! Noi dobbiamo accettare l'insegnamento di Cristo, punto e basta, con la sua semplicità, con la sua forza. Ricordiamoci, fratelli, che l'Evangelo è scandalo e pazzia per quelli che non credono, per quelli che periscono, ma per gli altri è la salvezza di Dio. Dobbiamo imparare da queste lezioni, da questo maestro che è Gesù, il maestro dei maestri. Billy Graham, famoso evangelista americano, ha detto quanto segue nel suo libro Mondo in fiamme, pagina 78. Nicodemo era un intellettuale. Anch'egli aveva un suo rigido sistema filosofico e teologico già elaborato. Ed era un buon sistema. Vi aveva incluso perfino una fede in Dio. La struttura intellettuale del suo sistema filosofico religioso escludeva però Gesù come figliuolo di Dio. E infatti lo chiama maestro, rabbi. Ma quanti rabbi c'erano in Israele? C'era il rabbi Gamaliele, di cui si parlerà dopo. C'era il rabbi X, il rabbi Y, questo era il rabbi di Galilea, il rabbi Gesù. No, gli intellettuali negativi non capivano e non capiscono che il centro del problema, il centro di ogni cosa, il centro del regno di Dio, il centro della salvezza è Gesù Cristo sulla croce. E siccome questo era un teologo, allora Gesù gli parla con un linguaggio teologico, ma gli fa capire molto di più. Vogliamo leggere il versetto da 14 a 16. E come Mosè
innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Al teologo Nicodemo, al fariseo, al rabbi Nicodemo, ricorda un episodio avvenuto nel deserto. Vi ricordate, a un certo momento i serpenti mordono gli israeliti, che muoiono a centinaia, a migliaia. Il Signore ordina a Mosè: fatti un serpente di rame, mettilo sopra un palo, sopra un'antenna, e tutti quelli che guarderanno il serpente di rame guariranno. Il Signore non dice altro. Mosè fonde questo serpente di rame, lo mette su un'antenna e il miracolo avviene. Io mi immagino quelli che credettero le parole di Mosè e quelli che non credettero, perché ci sono sempre degli increduli. Allora io mi immagino una mamma credente che ha in braccio questo bambino suo che sta morendo perché è tutto gonfio per il veleno del serpente, e gli sorregge la testolina e gli dice: guarda, guarda, guarda lassù, guarda quel serpente di rame. E il bambino guarda, si sgonfia e guarisce. Ma io penso anche a quelli che non credevano e dicono: ma che base scientifica ha questo sguardo verso la croce? Ma fammi un'iniezione, anche se a quel tempo le iniezioni non erano state ancora inventate. Dammi un'erba qualsiasi, dammi un controveleno, ma non credi a questo. Ebbene, muori. E quello se ne andava, moriva. Allora qual è la figura che Gesù mette davanti a questo rabbi? Mette se stesso. L'agnello di Dio: conviene che il Figlio dell'uomo sia innalzato sulla croce, affinché chiunque crede in lui non muoia ma abbia vita eterna. Questo è il centro del cristianesimo: contemplare Cristo, la salvezza attraverso la croce. È una soluzione irrazionale per la cultura, tutto quello che volete, tutto quello che volete, però è l'unica soluzione. O ci crediamo o non ci crediamo. Ma non contemplare Cristo dal punto di vista storico o dal punto di vista filosofico. Ci sono tanti che parlano di Cristo ma lo presentano come un antico guru, lo presentano come un mago, addirittura lo spiritismo blasfemo, perché lo spiritismo è un fenomeno assolutamente blasfemo, lo presenta come un medium, un grande medium. No, Gesù Cristo è il Figlio di Dio. Gesù Cristo è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Contemplando Cristo, accettando Cristo, noi siamo trasformati e noi viviamo. Dice: tutto qui, qualcuno può dire, tra virgolette, tutto qui, sì, tutto qui. Il Vangelo è una medicina, e come tutte le medicine, per essere efficace, deve essere assunta. Se uno la medicina la tiene sul comodino o nell'armadietto di casa, non fa niente. L'Evangelo, e questo secca tanti intellettuali che hanno come Nicodemo il loro castello filosofico, le loro nozioni tutte incasellate per benino come tanti libri in una grande biblioteca.
L'Evangelo è estremamente pratico. Vuoi la vita eterna? Credi in Cristo, che è morto per te sulla croce. Sapete perché Paolo ai Corinzi dice la pazzia della croce? Certo, i greci avevano una filosofia di dei bellissimi, di concetti straordinari, terreni. Era bello Apollo, era bello Giove, era bella Venere, era bello questo. Tutti quanti, anche se avevano nomi diversi da quelli che ho pronunciato, andare a parlare della salvezza attraverso un uomo inchiodato su una croce, ma via! Ma urtava il loro senso estetico, e i greci erano gli inventori della filosofia e avevano inventato loro l'estetismo. E l'Apostolo Paolo sull'Areopago, alla fine del suo discorso, cosa dice? Gli parla di Cristo, gli parla della salvezza, gli parla di Cristo crocifisso, e poi continua ancora più approfondendo ai Corinti il messaggio della salvezza attraverso Cristo. Sì? Il concetto di Gesù morto tra due ladri è un concetto che può scandalizzare, che può far ridere. Infatti gli ateniesi sull'Areopago si misero a ridere. Poi Gesù, Paolo abbinò la salvezza al giudizio che deve venire, lì proprio si sganasciavano dalle risa. Però Dionisio e Damaris e altri accettarono. Ci sono quelli che ridono quando si parla di questo, e ci sono quelli che invece non ridono. Nicodemo non rise. Ah no? Non rise. Nicodemo accettò. È vero che accettò nella penombra, però se fu capace di esporsi davanti ai suoi colleghi del Sinedrio per dire: momento, prima bisogna provare la colpevolezza di un uomo prima di giudicarlo e di condannarlo. Alla fine voi sapete cosa fece? Capitolo 19 di Giovanni, versetto 39, anzi leggiamo anche il versetto 38. Dopo queste cose Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù ma in segreto per timore dei giudei, chiese a Pilato di poter prendere il corpo di Gesù, e Pilato glielo permise. Egli dunque venne e prese il corpo di Gesù. Nicodemo, che in precedenza era andato da Gesù di notte, venne anch'egli portando una mistura di mirra e di aloe di circa 100 libbre per imbalsamare il corpo di Cristo. Soltanto un uomo ricco poteva permettersi una spesa simile. E sentite cosa dice la sorella White della conversione di Nicodemo. È una pagina molto bella, interessante, della quale non si parla quasi mai. Nella Speranza dell'Uomo, pagina 120 e 122. Non si illumina un'anima con le controversie e le discussioni. Bisogna guardare per vivere. Nicodemo comprese la lezione e la conservò nel suo cuore. Investigò le scritture con uno spirito nuovo, non per amore di discussione, ma per ricevere la vita, lasciandosi guidare dallo Spirito Santo. Cominciò a vedere il regno dei cieli. Dopo l'ascensione, quando i discepoli furono dispersi,
Dalla persecuzione Nicodemo si espose coraggiosamente. Con le sue ricchezze sostenne la Chiesa nascente, che per gli ebrei era già distrutta con la morte di Gesù. Al momento del pericolo, quest'uomo, prima tanto prudente ed esitante, fu fermo come una roccia, incoraggiò i discepoli e provvide i mezzi per la diffusione del messaggio del Vangelo. Fu schernito, perseguitato da coloro che un tempo lo avevano riverito, divenne povero per la sua generosità, ma per fede nata in lui durante il colloquio notturno con Gesù, questa fede non venne mai meno. È stato quel colloquio con il Cristo a cambiare la sua vita, come altri. Dopo aver visto, dopo aver parlato con Gesù, dopo averlo toccato, dopo averlo ascoltato, cambiarono vita. Fratelli e sorelle, qual è il nostro atteggiamento di fronte a questa generazione così sofisticata, così scientifica, così intellettuale, così piena di sé, così sicura? Sì, sicura. Anche se ci sono delle anime, degli scienziati che hanno i sensi dei limiti, per esempio Werner von Braun, che fu il padre della missilistica tedesca e americana, disse questa frase molti anni fa: se la scoperta dell'universo è come un grande oceano, non illudiamoci, noi ci siamo bagnati soltanto i piedi sulla riva. Un uomo che aveva il senso delle proporzioni, però la maggioranza non è così. Allora noi, Chiesa del Rimanente, che sistemi dobbiamo usare per entrare in contatto con questa generazione? Solo White qui dice: non si illumina un'anima con le controversie e le discussioni. Tempo fu che noi pensavamo che le controversie e le discussioni creassero dell'interesse. Forse il Signore ha preso nota della nostra buona volontà e, malgrado i nostri difetti, ha fatto sorgere l'interesse, anche se i testimoni erano così poco abili. Ma non è questo. È la franchezza e la carità che si deve mostrare verso queste persone. Gesù non ha disprezzato questo rabbi. Non gli ha detto: senti, tutta la tua cultura non vale niente. Non è questo il sistema. Però il centro del problema qual è? La vita dell'uomo, la salvezza. Oggi, come ieri, come sempre, gli uomini, le donne spendono miliardi di euro per poter non invecchiare, per non avere le rughe e poi per vivere sempre più a lungo, e lo sforzo umano finisce lì. Cure di bellezza, creme di bellezza, bagni. Ci sono quelli che fanno una barcata di soldi con queste cose, che a volte sono anche degli imbrogli. Qual è il segreto per avere la vita perenne, ma non in queste condizioni piuttosto miserabili come abbiamo qua giù? È accettare Cristo sulla croce, è credere, è accettare questa soluzione irrazionale per le menti razionali, coloro che adorano i sistemi tutti per benino. Gesù Cristo invece, con la sua croce, fa cadere a terra tutti questi discorsi. Una parola prima di concludere,
Voi sapete che in queste settimane si sta dibattendo il grande problema di rimettere nelle aule scolastiche, nei tribunali, negli uffici pubblici il crocefisso. Il crocefisso che è simbolo di cristianesimo. Ora dobbiamo anche non dobbiamo dimenticarci del secondo comandamento che vieta l'adorazione delle statue e delle immagini. Il cristianesimo si identifica con la croce, come l'Islam con la mezzaluna, come l'ebraismo con la stella di David a sei punte, d'accordo? La croce, non il crocefisso. Dal 1984 l'Italia non ha più una religione di Stato, come diceva lo statuto albertino che poi fu adottato dal fascismo, eccetera, eccetera. No, è uno Stato laico. E allora perché mettere un simbolo cattolico in questi edifici pubblici? Allora mettiamoci anche, grazie alla presenza di ebrei, di musulmani e di non credenti, mettiamoci altri simboli. Mettiamoci una bella mezzaluna per fare contenti i musulmani, che non vogliono questo. Mettiamoci la stella di David, che non vogliono queste, e così via. No, ma non è questo. Non è questo. E qualcuno ha detto sui giornali, nelle interviste, nelle trasmissioni radio: la croce di Cristo non deve essere appesa negli uffici pubblici o issata sui campanili. Non deve pendere grossa così dal petto dei cardinali, dei porporati, dei vescovi. No! Deve essere messa dentro il cuore e bisogna ubbidire all'insegnamento di Cristo, accettare la croce di Cristo, non tutti quegli orpelli che non valgono niente, che sanno di idolatria, sanno di commercio. Ma voi pensate un po' quanti miliardi guadagna la fabbrica, con quanti miliardi fa guadagnare la fabbricazione di questi oggetti sacri cosiddetti. Ma sono miliardi, è una catena di montaggio. E a me fa pensare alle statuette di Diana nell'antica Efeso, quando Demetrio, il capo, il sindacalista del tempo, andò contro gli apostoli che predicavano l'Evangelo di Gesù Cristo, la liberazione dagli idoli, e dopo 2000 anni, nel nome di Cristo, si stabilisce per legge, lo si vorrebbe per legge, per decreto, l'idolatria nelle aule scolastiche, nei tribunali, eccetera. Oh, che le aule scolastiche, che i tribunali e che tutto il resto dei nostri edifici pubblici della nostra società mettessero in pratica maggiormente gli insegnamenti che scaturiscono da Cristo messo in croce. Il Dio ha tanto amato il mondo che gli ha dato il suo unico figliuolo affinché chiunque crede in lui non muoia, non perisca, ma abbia la vita eterna. Che Dio ci aiuti a mettere in pratica la croce di Cristo, averla nel cuore, vivere gli insegnamenti di Gesù. Nicodemo lo fece. Il nostro augurio è che noi continuiamo a farlo e che molti intellettuali, curiosi di penetrare la Sacra Scrittura, di penetrare l'insegnamento di Cristo, lo seguono. Questo è il mio augurio, la mia preghiera. Amen.